Claudio Bisio è una spia sovietica. No! Merda di galline che scendevano. A me e a David ci è venuto in mente di fare questo giochino. In pratica ci sono due concorrenti e un arbitro. Una persona dovrà difendere e una persona dovrà attaccare. Ma cosa? Devo attaccare. Vabbè, ho capito. Vabbè, ok, cominciamo. Disagio. Grido di battaglia, su. Vinco! Cos'è propaganda politica questa? Ci sarà una frase, un fatto totalmente idiota. Per esempio, Johnny Depp ha i piedi piatti. Chi attacca dovrà andare contro a questa frase. Però no, Johnny Depp non ha i piedi piatti. Facciamo un esempio. Johnny Depp non ha i piedi piatti. E invece ci sarà colui che dovrà difendere, che dirà: ce li ha molto piatti. Esatto. Quasi quanto la terra. Direi che le regole sono chiare. L'arbitro deciderà a chi dare il punto. Vince alla fine chi ha più punti. Seguiteci su Instagram, lasciate un mi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E basta, iniziamo. Round 1, fight. Chi difende? Difende Frederick. Quindi io sono il sostenitore. Cioè, difende. Sì, raga, non è. Difende, sì. È quello che difende. È difende, cacchio, eh? Sembra guerra. È una guerra! Difende Fred. Tu devi andarci contro. Il 7 agosto 2013, in tutta Italia, caddero dal cielo feci di gatto. 3, 2, 1, via. Beh, guarda. 7 agosto 2013. Se vai in un qualsiasi bar e chiedi al più vecchio di tutti, te la racconta. Quella gran puzza di merda. Ma se hai 10 anni, tu avevi 10 anni, avevi. Ma cosa c'entra con le feci che cadono dal cielo? Ma te potevi vedere, anche le, anche le stelline a 10 anni. Io le ho visti i notiziari. Tu hai 10 anni e hai visto no, le, no, in quest'ultimo periodo. Pezzi di cacca di cosa? Di cose? Di galline che scendevano. Con una puzza impressionante. Erano gatti. Erano gatti. Vabbè, era con la G, dai, andare lì. Tra gatti e galline puzzano ugualmente in maniera. Appunto! Appunto. Devi dire che non è vero tu. Ma difatti non è vero, perché lui tanto aveva 10 anni, e a 10 anni poteva vedere, come ho detto, le stelline. Guarda, che se ti arriva un bello in fronte, te lo ricordi anche, allora, se hai 10 anni? Io mi ricordo che normalmente le cacchette nei vari video ti venivano a te. Questa era tipo sedicesima cacata addosso. Ed è vero che vengono giù. Dissing! È vero, però non era il 7 agosto del 2013, quando siamo negli Stati Uniti, dove il piccione ti ha cagato un paio di volte. Che schifo! Quello è vero, quello sì. Oh, quello è vero. Ma nel 2013, il 7 di agosto, nessuno ha fatto una cacchetta. Fine delle fonti. Fine. Allora, il vincitore in rimonta finale, il signor Paolo. Il signor Paolo, grande, ha dissato, distrutto. Sì, ma non è così che funziona. Ah, non bisogna offendere l'arbitro. L'arbitro ha gradito il dissing. A me dispiace che ti abbiano cagato addosso. Sarà successo. Round 2, fight. Devi sostenere questa. Un efficace metodo per eliminare la zanzara in casa è ballare la tarantella nudi. 3, 2, 1, via. Sei un formidabile ballerino, no? Beh, questo sì. Però qua di zanzare ce ne sono a valanga. Quindi tu a volte balli, a volte sei nudo in casa. Le zanzare ci sono. Questa tesi non ha fondamento. Non ha fondamento che io quando ballo scaccio le zanzare. Esatto. Hai capito cosa, esatto, ho detto? Ripeti la cagata qua. Non si può. E tu gli hai dato un punto. Che me ne pento. Ballare la tarantella nudi fa andare via le zanzare di casa. Non lo so, cioè, guarda, cioè, se sono nudo c'è il pindolo che gira. Pertanto probabilmente quando uno balla suda e attira le zanzare. Sudando attira le zanzare. Non attira le zanzare. Ok. No. Sì, le zanzare vengono attirate dal sudore, sai? No, assolutamente, assolutamente. Perché il sudore crea naturalmente una patina sulla tua pelle e la zanzara fa fatica a pungerti. Dice, ma porco cane, ma non potevi non sudare. Se tutta questa cosa avesse un fondamento scientifico... No, ha un fondamento scientifico, pertanto stai completamente sbagliato. Cioè, la direzione del sudore...
la direzione del sudore è un errore. È a 45 gradi. È sbagliato. Fine del dibattito. Qua purtroppo devo dare il punto al signor Fred, perché non ho capito niente. Non ho capito niente io. Tu sei a favore di questa cosa e tu invece devi smontare la sua tesi. Sì, smonto. La distruggi. Qual era il grido di battaglia? Vinco! Ok, va bene. Perfetto. Questo è un argomento di attualità. Gli alieni ci tengono sotto controllo tramite le nostre ascelle. Gli alieni? Dove sono gli alieni? Nelle tue ascelle sono gli alieni. Controllano dalle ascelle, perché sono nelle ascelle. Quando sono arrivati? Ah, tempo fa, eh. Guarda, tipo... Almeno 10 giorni fa. Tanto non c'è scritto, non l'hanno detto, non l'hanno comunicato. Ovvio, che gli alieni non si sono neanche presentati. Normalmente si presentano con delle grosse navicelle. No. Magari con degli occhioni. Questi sono alieni piccoli. Non tutti gli alieni ci controllano dalle ascelle. Un tipo di alieno che è all'interno della tua ascella destra, in questo caso. E perché indichi l'ascella sinistra, esatto, e quella destra? Secondo me l'alieno sei te. Ma io vedo dal mio punto di vista. Allora, io parlo, secondo me, opinione. Già il fatto che non sa neanche qual è la sinistra e la destra mi sembra difficile. È molto strano. Che lei, avvocato, sia in grado di poter asserire qualcosa. Sa perché? Siamo sulla pazzia perché totale. Perché sono stato manipolato dall'alieno. L'alieno sta cercando di manipolare. Non riuscire a dimostrare la mia tesi. Allora, perché hanno paura. Però gli alieni si presentano. Non è vero. Non è vero. Non difendere la tesi. Prendere la tesi. Ah! Ha visto? Avete visto? Lei ha mai avuto un prurito all'ascella? Certo che però mi sembra che lei sia una specie di alieno. State sviando dal tema. Allora, gli alieni non ci sono, almeno al momento, sulla Terra. Non è detto che non esistano, ma non ci sono adesso. Ah, e non è quello che direbbe proprio qualcuno controllato dagli alieni? Devo dire che all'inizio l'argomentazione di Paolo era migliore. Però nel finale qualcuno ha rimontato qua. Io do il punto a Paolo. Pazzesco, pazzesco. Final round, fight. Signori, mi duole informarvi che ho sentito che Claudio Bisio è una spia sovietica. No! No, basta, è finito! È finito! Ci ho già vinto, raga, ma cos'è sta roba? Sono a sostegno di questa... Infatti ho detto no. L'ho sentito! No. Ho sentito che hai detto no! Come hai fatto a capire una cosa di questo genere? Tu hai capito che io tu sono sei a sostegno. Appunto, non riesco a capire come hanno potuto scoprire una cosa del genere. Me lo chiedo anch'io. È diventata di dominio pubblico questa cosa qua. Io non so, Bisio, tu come abbia fatto a farti scoprire, però... Claudio Bisio, famoso presentatore italiano, stiamo sì, parlando esatto, della stessa esatto. Okay. Lui è una spia sovietica, e lo è sempre stato. Come può essere una spia sovietica? È comunista. Basta vederlo ogni tanto, c'ha il pugno alzato, quello di sinistra. Forse lo confonde, quella è la sua testa. No. No, perché la testa ce l'ha più bassa, il pugno è più alto, lo vedo. E lui ce l'ha sempre, lui tutte le volte che ti saluta ti fa... Oh! Di conseguenza mai visto. E come si è scoperto? Appunto, è questo che non capisco, come mai si è scoperto una cosa così segreta. Si è scoperto perché probabilmente nel sonno ha parlato, la sua compagna era una spia americana la storia. E l'ha fregato. Lei parla a vanvera, prima ha detto no. Cosa vuol dire? No, non è possibile che abbiamo esatto. scoperto una cosa di questo genere. Quindi lei non lo pensava. La scoperta. Hanno scoperto. Il contrario. Ma lei capisce? O non capisce? O non capisce. Mi scusi. C'è o non c'è? Ma lei non c'è. Io ci sono. Ho qualche dubbio. Anche io ho 2 dubbi. Io ne ho 5 dei dubbi. Io 6. 10. No. Qui non ci piove. Ma voi avete capito qual è il tema? Sai vero che se gli do il punto a lui ha vinto? Sì. E sai vero che non hai argomentato nulla? Sì. Sai questo cosa vuol dire? Ha vinto lui! Vai! Questo è quello che succede quando le persone si offendono per niente. Tra i due litiganti, il terzo gode. Esatto. Complimenti, facciamo un applauso al signor Paolo. Signori, io non ho parole. Complimenti, Frederick. Il viziatello o pesello. Ti offeso, mi sembra qualcun altro. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Sotto nei commenti scriveteci degli argomenti per futuri dibattiti tra avvocati. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!